Sabato scorso, a causa del maltempo che si è abbattuto su tutto il decimo municipio, l'ennesimo pino è crollato sulla Cristoforo Colombo dopo il grande raccordo anulare in direzione Ostia. Un nostro telespettatore ci ha fatto immediatamente notare come molti altri alberi siano a rischio caduta imminente. Subito dopo il raccordo, andando verso Ostia, ci sono almeno 20-30 pini con inclinazione almeno del 30% sulla Colombo, per cui cioè, sfido chiunque agronomo a non dire che quei pini sono pericolosi. Sabato ci ha detto bene perché non è successo nulla, però negli anni passati ci sono stati dei morti sulla Colombo per i pini caduti. L'altro pericolo sono le radici in superficie dei pini. Tutti sappiamo che i pini hanno le radici in superficie, per cui basta un attimo, un po' di pioggia, il vento e il pino cade. Poi con la potatura che hanno fatto, credo, l'anno scorso, hanno lasciato la parte superiore, quindi appesantisce il pino. Le radici sono deboli, oltretutto vengono grattate quando fanno l'asfalto, per cui il pino davvero basta una folata di vento e viene giù. Cammino sul lato della balaustra per paura dei pini, così se ca dovesse cadere mi prendere i rami, non il tronco non posso morire, con i rami mi posso salvare, comunque è un pericolo costante. La ragime è simpatica, però si deve dare una svegliata col comune di Ostia, perché non se ne può più, non se ne può proprio più. Ma le preoccupazioni, anche se di natura diversa, assillano anche chi la Colombo non la percorre. Il pensiero, infatti, va ai propri figli e ai nipoti che quotidianamente la utilizzano per andare al lavoro. Penso sempre che ci possa capire sotto qualcuno di famiglia. Io c'ho un ragazzo che va avanti, il nipote, che va avanti e indietro, dal lavoro, con la macchina. C'ho il genero, c'ho la figlia, c'ho tutti che stanno in movimento. Però, certo, è pericoloso questo. L'amministrazione del decimo municipio ha previsto, anche se non nell'immediato, interventi di potatura degli alberi, ma gli abitanti vorrebbero che fosse fatto un controllo accurato per capire se siano stabili o meno. La potatura che fanno e che hanno già fatto è lasciare la parte superiore del pino che porta pesantezza al pino stesso, per cui secondo me la potatura non serve. Servirebbe un intervento alla radice, nel senso che vanno tagliati, i pini pericolosi vanno tagliati. Ed è proprio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a voler mandare in pensione gli alberi che hanno oltre 90 anni. Piantati durante il regime fascista, commenta Raggi, vanno abbattuti per evitare che piombino sulle carreggiate trafficatissime. Intanto però la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose. L'inchiesta mette nel mirino le lacune nella manutenzione del Campidoglio.